deciso di candidarmi per CSP proprio partendo dal motto del nostro sindacato, la UIL, la coerenza. La coerenza che mi ha portato a svolgere il ruolo di dirigente scolastico da ormai oltre 20 anni. Un ruolo che è diventato, si è sovraccaricato di mansioni e di funzioni perché ogni giorno vengono assegnati al dirigente scolastico altissimi rischi e responsabilità, che rendono il nostro lavoro sempre più pesante e ci distoglie da quelli che possono essere, problemi prioritari verso l'utenza, verso gli studenti, verso il personale docente e ATA e ci portano invece a indirizzarci verso situazioni che non ci competono. Mi spiego meglio, negli ultimi anni piovono dall'alto nuove funzioni che non ci appartengono, vedi il password che vogliono trasferire nelle scuole, quindi nella competenza della segreteria e per questo la UIL si è battuta e ha tutelato noi dirigenti a non abbracciare questa funzione. Funzioni sempre più pesanti che ingolfano le segreterie. Segreterie che tra l'altro risultano a volte non sempre con personale preparato, perché se risultano spoglie e quindi con personale che viene nominato ogni anno, abbiamo sempre il rischio di assumere gente che viene utilizzata dal ruolo di collaboratore scolastico e inserita nel ruolo di assistente amministrativo senza una vera e propria preparazione. Sono lavoratori come gli altri e hanno diritto anche loro a svolgere questa funzione, ma non possono farlo senza una preparazione. Ancora, ogni nostra attività accessoria, parliamo quella del dirigente scolastico che è preposto a svolgere la direzione e il coordinamento, deve essere sempre preventivamente autorizzata. È un nonsenso, visto che si tratta di impegni che noi non possiamo delegare ad altri, perché soltanto noi possiamo dirigere e coordinare quell'attività. Mi riferisco per esempio al PNR ultimo, no? E quindi a tutte quelle che sono misure del PNR, come precedentemente lo erano i PON, sono funzioni che non possono essere delegate ad altri e che per partire necessitano della nostra autorizzazione, che va richiesta presso l'ufficio regionale competente e non sempre l'autorizzazione ci giunge in tempo per partire e quindi blocca l'attività progettuale. Questo è un grossissimo problema per cui io mi batterò. Proprio perché noi di esse svolgiamo già questo ruolo pesante e poi andiamo diciamo, ad essere trattati con elemosina, se così le possiamo dire, per quanto riguarda le attività accessorie. E infine, la cosa importante è che se lo Stato ci deve assegnare questi rischi, queste responsabilità, la nostra posizione di dirigente scolastico deve essere pari a quella degli altri dirigenti pubblici, altrimenti il nostro stipendio è veramente irrilevante. Per questo il 7 maggio vota UIL, scegli la coerenza ed è la coerenza che io ho abbracciato nel momento in cui 20 anni fa ho partecipato al concorso di dirigenti scolastici. Grazie.